Benvenuti. Oggi siamo con la professoressa Margherita Gismondo, direttore responsabile del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenziale dell'ospedale Sacco di Milano. Benvenuta, professoressa. Buongiorno a voi. Professoressa, siamo nel pieno di questa quinta ondata che un po', diciamo, ci sta portando anche disorientando. Ci aiuta a capire bene cosa sta succedendo in questa fase e quali sono le precauzioni che dobbiamo adottare? Cominciamo dalle precauzioni, niente di nuovo, tanta responsabilità, nessun divieto, nessuna coercizione perché penso che siamo tutti molto stanchi e comunque non c'è la necessità. Se ci fosse la necessità, sicuramente dovremmo adattarci. In questo momento dobbiamo certamente proteggere i fragili, perché sono loro che sono sempre stati più aggrediti dal virus e che sono quelli che possono ancora avere qualche forma grave. Per il resto direi che nulla di preoccupante, è una circolazione di un virus che dà una forma blanda di mal di gola al più 1 o 2 giorni di una linea di temperatura corporea. Quindi va bene togliere, ormai tenere le mascherine, fra l'altro in una popolazione nella quale questo virus sta veramente circolando in maniera massiva è quasi inutile perché ci teniamo la mascherina, poi ci mettiamo al ristorante, la togliamo e lì magari contraiamo il virus. Direi solamente una grande responsabilità nei confronti dei fragili. Cosa sta accadendo? Ma sta accadendo quello che sapevamo che sarebbe accaduto. È un virus ad RNA, è un virus che muta e che quindi non avrà mai, dico mai, un vaccino definitivo. Io porto l'esempio dell'AIDS. Sono 30 anni che cerchiamo il vaccino contro l'HIV. Tutte le volte che ne troviamo uno ipotetico possibile, si fanno le sperimentazioni, già il virus è mutato. Quindi nei confronti dei virus ad RNA non ci sono vaccini ad oggi che possano aiutarci. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che dopo aver fatto giustamente una prima, una seconda, una terza dose necessaria in una fase in cui non dimentichiamo che i morti erano centinaia e centinaia al giorno, abbiamo immediatamente bloccato la forma grave e, per fortuna, il virus nel frattempo è mutato in una forma più lieve. Ci stiamo trovando davanti all'ennesima ondata, e secondo me ce ne saranno tante altre, in cui il virus circola. Ma circola anche perché in questo momento il virus comincia a sentire la pressione selettiva, cioè oggi continuare a vaccinare in questa situazione pandemica è sbagliato. Ecco, professoressa, mi ha incuriosito il fatto che lei adesso ci ha appena detto l'esperienza sull'HIV, che è un cugino del coronavirus del Covid, quindi ha delle caratteristiche molto similari. Voi avete esperienza decennale con questo virus e ci dice appunto che noi dobbiamo adesso imparare a vivere, a convivere con questo. Quindi si può parlare di passare dalla fase pandemica alla fase endemica? Io credo che lo siamo di già, perché la definizione di pandemia è la presenza in più paesi del mondo di un virus però letale e aggressivo. Noi oggi non abbiamo una pandemia reale, abbiamo una circolazione di un virus che si sta endemizzando, con il quale dobbiamo imparare a convivere. Non credo che in questa fase si possa parlare della stessa emergenza che avevamo nel 2020. Ecco, lei ci diceva adesso che è sbagliato vaccinare in questo momento, eppure si richiama soprattutto verso la quarta dose con vaccini, tra l'altro, che sono stati studiati per una fase, un po', per un virus ormai passato, tra virgolette, in attesa che arrivi quello per questa variante Omicron. Allora, io dico che è sbagliata una vaccinazione di massa. Dovremmo vaccinare anche con più dosi ripetute nel tempo i pazienti fragili e i pazienti fragili che però sono ancora capaci di rispondere al vaccino, perché al di sotto del cappello fragile ci sono anche dei pazienti immunodepressi per trapianti, immunodepressi per altre terapie, che è inutile continuare a vaccinare. Il sistema immune non
non risponde, quindi è una vaccinazione inutile. Quello che si deve fare è capire nell'ambito che si deve fare, secondo il mio parere, poi ovviamente se ci saranno ancora delle restrizioni degli obblighi per un dovere civile ci adegueremo, ma il mio parere tecnico-scientifico, che peraltro si può riscontrare nei libri di microbiologia clinica, non è finita, cioè non è morta la microbiologia clinica, non è cambiata davanti al Covid, esiste sempre e continua ad avere gli stessi criteri. Quando noi abbiamo un virus o un batterio e continuiamo ripetutamente a bombardarlo, quello che è successo nei batteri, cosa abbiamo sviluppato nei batteri? L'antibiotico resistenza. Noi abbiamo batteri sempre più forti, sempre più aggressivi. Allora, un virus che è capace di mutare, cosa succede? Produce tante mutazioni. Con i nostri interventi blocchiamo le mutazioni più fragili e selezioniamo quelle più aggressive. Se continueremo così, è molto probabile che alla fine si selezionerà una variante nuovamente molto aggressiva. Ecco, diciamo che adesso abbiamo anche altre armi oltre al vaccino. Penso agli anticorpi monoclonali e agli antivirali, che voi utilizzate già nei soggetti fragili, come ha detto prima, che non sviluppano anticorpi e che comunque può essere un'arma alternativa al vaccino, è così? È assolutamente così. Però dobbiamo, sempre prendendo l'esempio dell'HIV, non dobbiamo prendere una sola molecola, un solo vaccino e bombardare con quello. Veda, con l'HIV sappiamo che ha sviluppato resistenze ai primi farmaci che sono stati adattati. Qual è il criterio che si utilizza? È quello di utilizzare una vasta gamma di molecole, magari alternandole tra loro, in modo che non si abbia una netta selezione di un virus resistente. Allora, noi adesso abbiamo il Paxlovid, che è un antivirale, abbiamo gli anticorpi monoclonali, sono tutte armi utilissime e che si stanno utilizzando anche molto poco. Dobbiamo avere degli schemi di utilizzazione che ci facciano selezionare poco la massa virale, quindi prima do un antivirale, speriamo che ci siano altri antivirali e si alternino, perché se avremo una sola arma selezioneremo tutti i resistenti a quell'arma. Ecco, pensiamo adesso anche ai nostri ragazzi. Gli abbiamo chiesto il sacrificio per i nonni e per le persone più fragili e li abbiamo fatti vaccinare anche a loro. È stata utile questa vaccinazione per ragazzi che poi hanno avuto in minima parte danni importanti, o è stata un'esagerazione? Guardi, il mio pensiero è stato sempre unico. Ripeto, non deve essere una disubbidienza civile, ubbidire, che è anche molto brutta questa parola, però è giusto che sia così, a quelle che sono le disposizioni per legge e non si discute, o perlomeno si eseguono, si seguono e poi eventualmente si discute per farle cambiare. Io credo che la vaccinazione, con dei vaccini che non eliminano il virus, tant'è vero che ci si infetta nuovamente, che non ci immunizzano dal virus, ma che sono serviti, ma grazie al cielo, ad abbassare la gravità della patologia. Andare a vaccinare i nostri ragazzi, che nella peggiore delle ipotesi stanno a letto un giorno e forse neanche, è stata un'esagerazione. Peraltro uno spreco, perché abbiamo rischiato effetti collaterali per una vaccinazione che secondo me non è stata utile. Gli anziani e i nonni come si proteggono? Con la mascherina, solo con quello, perché posso avere 20 dosi addosso, ma se mi infetto o sono asintomatico e vado accanto al nonno fragile, io ugualmente gli procuro la malattia. Ecco, lei parlava di mascherina. Abbiamo appena finito un anno scolastico, soprattutto nel maggio molto caldo, in cui i nostri ragazzi hanno sofferto tanto con la mascherina. E molti, anche i pedagogisti e altri studiosi, sono contrari all'uso della mascherina a scuola, non tanto per il discorso di contaminazione, di contagio, ma quanto per il discorso anche di salute mentale dei nostri ragazzi. E il prossimo anno scolastico, lei che cosa si augura? No, io pretenderei che i ragazzi dimenticassero la mascherina da mettere a scuola. Noi abbiamo avuto bambini che
anziché vedere il proprio compagno come, lo abbiamo visto tutti, il migliore amico, la persona con la quale stare con la mano sulla spalla perché ci si sente appoggiati in questo percorso di vita, l'abbiamo trasformato in un nemico che non deve starci accanto con una mascherina perché ci può dare un'infezione. Ma questo nella mente di un bambino. Io non sono una pedagogista, non sono una psicologa, ma ho osservato molti bambini, miei nipoti, miei parenti, eccetera. I bambini sono stati danneggiati fortemente. Allora io dico assolutamente mascherine per i bambini, scordatele a scuola. Ma poi, scusate, dov'è la coerenza? I bambini li hanno portati a scuola, appena uscivano dalla scuola, toglievano le mascherine e stavano con i compagni a giocare. E allora a che cosa servono? Solo per distruggerli psicologicamente. E allora, io sono stata veramente triste e delusa davanti a un'affermazione del ministro Bianchi, che ha detto: beh, le mascherine servono per educare all'ubbidienza. Questi sono criteri da regimi cinesi, insomma. Io mi auguro che i nostri ragazzi siano educati con la persuasione e la diciamo responsabilizzazione, non certo perché gli mettiamo il bavaglio, ma non se ne parla nemmeno. Ecco, un aspetto importante che lei ci sottolineava prima era proprio questo uso altalenante della mascherina, quindi con restrizioni forti in ambito scolastico che però non venivano seguite negli altri ambiti. E ci diceva appunto che l'uso così alternato della mascherina di fatto lo vanifica, giusto? Certo, è inutile. E siamo nella piena incoerenza. Se fossimo coerenti, o se fossimo stati coerenti, cosa che non lo siamo stati mai, nessuno dei decreti ministeriali c'è stata la coerenza, ma mi scusi, avremmo dovuto tenere la mascherina dall'alba al tramonto sempre. Perché il virus è ovunque, il virus non è dentro la scuola e poi non c'è nei campetti da gioco, il virus non è al cinema e poi non c'è sull'aereo, il virus non è dal parrucchiere, lo mette il parrucchiere e non la cliente, ma che senso ha? Che senso ha? Tutta la pandemia ha avuto provvedimenti incoerenti, provvedimenti che sicuramente dovevano essere adottati, ma con coerenza. La coerenza non c'è stata mai. Ecco, un'altra domanda. Il nostro sistema immunitario, come tutto il nostro organismo, ha bisogno di essere allenato. Quindi entrare in contatto anche con agenti patogeni ci permette al nostro sistema immunitario di restare sempre allerto e attento. L'uso eccessivo di mascherina può provocare anche un indebolimento delle nostre difese? Guardi, questa è una delle teorie che è stata adottata per i bambini che dopo 2 anni di assenza di influenza, di virus sincitiale, eccetera, poi improvvisamente lo scorso inverno hanno avuto di tutto e di più. E quindi potrebbe essere una delle cause. Sinceramente non ho dei dati scientifici solidi che possano dimostrarlo, quindi sono delle ipotesi da rispettare, ma non mi sento diciamo, suffragare perché non ho dei dati solidi. Un'ultima domanda prima di chiudere. Si può pensare di adottare una strategia come per l'influenza in cui ogni anno si sviluppa un vaccino più adeguato? Io credo che sia auspicabile. Cioè, piuttosto che andare a fare 4 o 5 dosi con un virus vecchio, di farne uno all'anno con un virus secondo quello che sta circolando. Appunto come si fa con l'influenza, ci si vaccina col virus che si aspetta possa creare il picco epidemico. Così mi auguro che sia, anche perché questo è il corretto uso dei vaccini, che sono assolutamente un'arma insostituibile. E per i ragazzi? Io non credo che in questa fase, io credo che in questa fase sia da adottare proprio lo schema del vaccino antinfluenzale, no? Noi diciamo che agli over 60-65 è assolutamente raccomandato, e poi gli altri, se volessero farlo, sono liberi di farlo, ma non lo consiglierei nemmeno perché, ripeto, è un danno anche economico per la sanità inutile, peraltro, continuo a dire, per un vaccino che non ci difende dal contagio. Quindi possiamo chiudere auspicando un anno
l'inizio di un anno scolastico senza mascherina e con più relazione per i nostri ragazzi. Assolutamente sì, recuperando quell'amicizia, quella cordialità, quel gioco condiviso che sono stati rubati per 2 anni e mezzo. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarmi.